proprio quando ho visto Sofia a metà strada, anche perché comunque a Amélie, io l'ho incontrata solo una volta a Cittiglio e sapevo che era forte. Per cui essere in due contro una sicuramente sarebbe servito in volata, anche perché comunque abbiamo visto che è forte anche in volata. Sicché io ho teso un attimo Sofia e lei poverina era da sola in discesa, non è riuscita a venirci sotto. Quando ci ha raggiunto lei è arrivato anche il gruppo, ormai era un po' tardi. E niente, pensavo che sinceramente che il circuito facesse molta più selezione. E invece, forse un po' impaurite, abbiamo fatto la prima salita di 5 km, cioè non dico piano, però neanche a ritmi impossibili. Abbiamo provato a tirare noi in prima persona e niente, poi la differenza è venuta solo sull'ultima salita. Che poi comunque abbiamo visto che non si poteva prendere così tanti secondi da tenere anche, cioè da guadagnare ancora e tenere in pianura, perché comunque la discesa era velocissima e recuperavano velocemente. Quando sei lì vedi che cavolo, mancava poco, che comunque so che ho un po' sbagliato io in volata, sicché sì, è sicuramente una grandissima soddisfazione. Io devo ringraziare tutti quelli che mi hanno portato qua e le ragazze in prima persona. Però quando sei lì che vedi l'arrivo, vedi la ruota di quella che ti è davanti vicino alla tua, niente, secondo me no. Perché comunque le discese erano velocissime e si buttavano proprio a tutta, e poi comunque anche l'ultimo chilometro era velocissimo. Dal momento in cui vedi la testa a un campionato del mondo non tieni indietro niente. Da molto, anche perché dopo l'europeo, che non mi aspettavo, ho cominciato a pensare a questa prospettiva, perché comunque sapevo di venirci di diritto e che sarei stata qui, sicché da lì in avanti ho cominciato a prospettarmi per questo obiettivo.